Ciao a tutti Regame, bentornati in un nuovo video. Visto che avete chiesto molto spesso Nautilus Top, ve lo porto in video per provare una con la nuova maestria. È di sicuro forte. Il problema è Nautilus sono pick tipo Fiora che lo massacrano perché è un tank senza escape. E quindi ha dei bei problemoni. Però comunque, è là. Ciao. È là. E là. E là. E là. Mi sa che hai toppato in Valemet. Mi sa che hai toppato. Rimaniamo in top lane comunque. Loro, come potete notare, hanno due jungler. E non so perché lui ha voluto fightarmi in 1v1 quando io sono nettamente superiore. Dato che ho la corrupting, mentre lui ha un idem a random. Il matchup contro Poppy non è buonissimo perché lei ha danno in base alla vita con la Q, eccetera. Però dopo un tot tempo non ti importa nemmeno più il matchup, cioè sei enorme. Fine. Fondamentalmente Naught che fa early game soprattutto. Arrassa di fondamentalmente. Di cattiveria. Si maxa la E per prima, perché sia il wave clear che il danno principale di Naught. Io continuo a menarlo, mi ignora il tizio. Quando ha lo scudo up è così grande è inutile pure arrassarlo, perché cioè tanto gli para tutto lo scudo, quindi non c'ha senso picchiarlo in quel momento. Semplicemente ve ne andate, fine. Allora. E boom. Prendo un altro livello qui. Boom. Guardate che pizze che tira giù Naught. Mannaggia, una guerra dei scudi, ragazzi. Una guerra dei scudi. Boom. Comunque col Colossus è tipo molto meglio Naught, può tornare alla grande, davvero. Ok, ce l'abbiamo. Boom. Double kill. Nice. Primo item, andiamo per la Sunfire, obviously. Il bello di Naught è poi la E costa veramente poco. 50 mana in Ashapada. Costa 50 mana e tira giù un sacco di danni. Poi è l'ideale quando gli avversari stanno scappando a vuoto. Contro Nautilus, quando vi fa E, evitate di allontanarvi. Rimanete al centro perché sennò vi prendete tutte e tre le ondate di E. Vi prendete una caterba di danni. Invece se rimanete al centro, mentre la fa, tre date, continuate a tre date. E poi vi allontanate perché sennò vi prendete veramente troppi danni. Adesso vi faccio vedere. Ah, ma non hanno nessuno in midlane, tipo? What? Vabbè, mi spiace farvelo vedere così, ma non c'ho tempo di fare altre cose perché oggi devo uscire fuori a pranzo. Vede, se lui rimane al centro si prende il danno solo di un'ondata. Se si fosse allontanato, invece, avrebbe preso di tutte le ondate. Guardate, guardate, avete visto? Lui adesso si è allontanato, si è preso il danno di tutte e tre le ondate. Anche se prendi danno ridotto per ogni ondata aggiuntiva che prendi. Comunque, te prendi più danno. Avete visto quante pizze si è preso? Boom. Get arrested, bro. Tanto il bello è che non penso ne possa fare.
Un buon gank, cosa. Boom. Destroyed. Ok. Nunu è lì, quindi io posso pushare in galleria. Ah, ricordatevi, la W è un reset dell'autoattacca. Quindi anche questo è importante. Sono danni in più che vi dovete ricordare di fare. Poi vabbè, siamo andati così tanto avanti che non importa il matchup. Anche se stiamo sotto teoricamente matchup, con quel gank che ha fatto Zac, che ha preso double kill Zac, ma comunque, mato, vantaggio di exp e un sacco di roba. E anche un po' di soldi, perché comunque gli assist danno soldi. Quindi, pretty good. Unlucky. Aia. Fa male, male, male da morire. Ma quindi questo è uno Shaco mid? Uno Shaco AD mid? Cioè, è stato lui quel... Non lo so, non capisco. Non capisco. Comunque, first item Sunfire sempre con Naught. Ah, ok, quindi mi para. Quindi la Q, la sua E mi para la mia Q. Ah, i danni. Allora. Boh. Comunque, la gente poi adesso si è dimenticata ormai. C'era un periodo che Naught top andava tantissimo, che era tipo immortale. Adesso è tornato. E la gente però non sa più come giocarci contro, perché non l'ha più visto praticamente. E quindi adesso la gente per un po' di tempo non saprà giocarci. Fondamentalmente basta che Fiora sia vannata e è un pick buono. Io lo consiglio alla fine. Un bel ciccione. Penso di rimanere in lane, comunque. Perché voglio almeno avere i soldi per la Sunfire. Solo Gobore, se rimango, mi uccide. Però sta a livello 5. Quando mi uccide. Vabbè, ho sbagliato, dovevo andare back. Dovevo andare back e invece non l'ho fatto. Se prendevo quei minion dietro potevo riuscire a farmi la Sunfire. Volevo la Sunfire a tutti i costi. E ho dato uno shutdown a free. A parte che stavo beccando, quindi mi bastava continuare il back. E sarei andato back. Oh. Non voglio vendere una Sunfire per questi gold. Dai, ci facciamo altra armor. Ci iniziamo. Oh, attenzione. Attenzione. La salvezza, boys. La salvezza. Opla. Ricordatevi, la Q riduce il proprio cooldown della metà. Se hitta qualcosa, anche un muro. Qualsiasi cosa. Se si aggrappa a qualcosa, riduce il cooldown. Quindi ricordatevelo perché se no ha un cooldown veramente lunghissimo, 18 secondi. Usatela solo se siete sicuri di prendere qualcosa. Soprattutto durante la lane in phase, perché la gente se ne approfitta appena vede che non ce la vede. E già, no, non c'ha Q. Tradiamo. E invece... Ma vicino al muro con Poppy. Per seconda io maxo la W, tanto la Q è solo il gap closer, cioè invece la W vi dà un bel po' di scudo in più. E poi è tutto basato sulla max health, quindi più HP fate. In realtà forse è meglio non farsi Azeroth, è meglio farsi altri HP. Però lo Azeroth c'è il suo perché. No, non posso non farmi Azeroth. Ha il suo, cioè... È la vita lo Azeroth, capite anche voi che...
Come rinunciare al dono della vita? Bastard. You fucking bastard. Vabbè, oh, abbiamo andato back. Allora, e uno. E due. E tre. Poi più è andata avanti e più tempo snera la tua attacco in out. Arriva fino, penso, a un secondo e qualcosa. Non so se è solo un secondo o un secondo e qualcosa. E qui aumenta di del 2% della vita massima lo scudo ogni volta che lo portate su. Ma io faccio lo Zazzarot perché comunque dovete essere utili in qualche modo. Cioè siete un tancone, ok? Siete la frontline, siete enormi. Però se, dovete tirar giù anche le torri, secondo me. Dovete mettere pressure continuo. Ma dai, stiamo vincendo, uso il TP, ma sì. Vi faccio sentire chi comanda. Dai, 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 forza, come at me. Qua ho cambiato il trinket, ma in realtà avrei dovuto tenere quello vecchio, penso. Pare, non t'ho visto. Guarda, intanto che lo treddo, farmo pure. Qua san far. Farmati tutti. Mi mancava un bel po' per lo scudo, in realtà 3 secondi. Non mi aspettavo che mi arrivasse Brand da di qua, se no avrei potuto flashare qua e temporeggiare. Non avrei nemmeno dovuto sprecare il flash. Tanto ormai ero morto, cioè. Solo che Brand da questo giro qua, cioè non me l'aspettavo proprio. Fossi venuto da di qua, mi sarei salvato. Probabilmente avrei anche quasi ucciso Lucian. Non mi sono girato direttamente su Lucian perché comunque Poppy inseggia un sacco di danni. Mi fa più, praticamente più danni Lucian con la Q. E c'ho pure lo stun ogni tanto. Quindi avessi provato a ignorarla e sarei andato direttamente magari su Lucian. Probabilmente mi avrebbero ucciso. Non avrei nemmeno ucciso Lucian perché non sapevo nemmeno le summoner che aveva up. Quindi magari mi avrebbe outplayato. Invece Poppy era una kill sicuro, ho deciso di andarci retto. Questo è quello vero. Boom. Boom. Usciamo anche quello dopo. Red è vera fulla proprio. Quando ci avete così tanti HP, è strare fulla. Oh, mamma mia, fa paura. Penso la cura red sia esponenziale in base a quanti HP è a livello vostro. So. 800 più 310. Scarpe ci prendiamo, ancora niente. Senza contare che ha amplificato la maestria che amplifica gli scudi dell'8%. Quindi allora, questo fa 80, metti 4, arriviamo più o meno a un 450 di scudo, tipo. E c'ho solo 2000 HP. 2200. Run. Mi sa se è andato, mate. C'ho come questa impressione. Non so perché, non dirmi. Sarà l'intuito, sarà? Ma mi sa che sei andato, bro. Mettiamo Zazzarot e qui e lo difendiamo fino alla morte, ragazzi. Voi sapete come sono. Per lo Zazzarot, sempre e comunque. Ah.
Ma intanto il mio 008 pusha. Io mi faccio la giungla avversaria. Ecco, pure questo è buono, potersi fare i Krags. Perché fanno sta cosa? Non è questo, è quest'altro. Ok, sono in 4 top. E comunque uno di loro è morto. Cioè, nel senso, uno è morto. Abbiamo fatto uno per uno. Solo che noi ci prendiamo una torre in più. Però loro si sono presi il mio 008. Come hanno osato? Quale affronto? Prendersi il mio innocente 008. Per dindirindina. Allora, loro hanno CC un po', ma la maggior parte è tutto autoattacco, quindi io continuo ad andare di armor. Loro vanno in bot, io continuo ad andare in top lane. Ci vado a piedi, tanto c'ho la speed dello 008. Taradantan 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 taradantan. Ecco, taradantan 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 taradantan. Tom 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 tom. Ce la faremo 008, ce la faremo. Ve lo giuro. Ah, che poi lo zezzerottino, quello grosso, prende danno in base alla max health. Quindi più health ci avete, più danni, più pushate le torri velocemente, fondamentalmente. Boom. Boom. Ah. E continuo a correre, me ne vado, penso. Permesso, scusate. Ok, è doppato, metto. Morto. Ancora non ho la maestria dello scudo. W. Scudo. Get wrecked! Mamma mia, ragazzi! The bigot play! Adesso attenti a sto cazzo di... sto tizio. Pronti con lo scudo proprio di diretti. Via. Oh, mi vogliono uccidere a tutti i costi. Mi vogliono proprio morto. Bastardi. Comunque, item. Facciamoci questo. No, no, no. Farm mia. Qua non dovrei dippare, ma voglio la mia farm. Voglio. Porco dinci, ma perché mi deve fregare la farm? Ho fatto un 1v2 in top lane. Che no, era 1v3 e ne ho ammazzati due da solo praticamente. Cioè, Poppy l'ha uccisa cosa là. Però praticamente l'ho ammazzata io, dai. Qua ritorna Poppy. Io vorrei piazzare il mio 008. Mamma mia, con il mio DPS. Prendi il danno, vai, non mi importa, io no, non sono qui per trollare. Gli scudi malefici. Ah, ci ha rinunciato ormai. Ha detto, vabbè, dai, fa niente. Lasciamolo perdere. Niente, sopravvive. Con codesta vita. E noi mettiamo il nostro 008. Come hanno fatto a morire i miei? Che tipo, stanno tutti da me. Tutta la loro frontline sta da me. E loro teoricamente sono più forti. Cioè,
Cioè, stanno in vantaggio i miei alleati. No, non lo so. Vabbè, me ne vado. C'ho poco mana. Oddio, Zazzerot, è finita così. Per poco mana. Allora, adesso lo scudo mi dà 85 più 40, ok. Quest'altro invece mi dà... C'è scritto il massimo? No, non c'è scritto perché si vergognano a scrivere il massimo dello scudo che posso prendere. Si vergognano, sti bastardi. Ricordatevi la cuva, il range della cuva è un po' più avanti, quello che vi fa vedere. Adesso vi faccio vedere. Allora. Tipo adesso no, noi stiamo qui. Ecco qui. Non dovrebbe arrivarci teoricamente, ma in realtà ci arriva. In realtà non ci arriva a quanto pare. Ho detto un'emerita minchiata. Però un po' più avanti ci va. Non così avanti forse. Ehi! Ma quanto danno mi hai tirato giù, mette? Occhio, eh. Vabbè, tanto è inutile minacce. Siamo due cose immortali, arriva Shaco. I miei, in teoria, dovrebbero prendere qualcosa perché mi mandano dei tanconi top che io non posso buttare giù, ok? Però se vengono in 3-4, intanto i miei possono prendere cose, tranquilli, come una Pasqua. Ma perché vai in 1v4? Non ve potete prendere torri? Ecco, questa qui dovete prendere. Mi vengono in 4 in top lane. Voi prendete una torre dell'inhibitor. No, quello che fa? Ah, sono in 4 top lane. Facciamo 1v4. Vedete se c'ha senso come cosa secondo voi, ma... Non lo so. Comunque mi serve qualche item per fare più danno. Non basta la Sunfire. E purtroppo il nuovo banner non è buono. Cioè, nel senso, prima dava AP, eccetera. Il nuovo banner. Quanto dà il nuovo banner? Costa di meno, eh. Da mana, col down, ma ci crea. Però non mi dà danno. Mi piaceva l'AP prima. Boh, non lo so. Adesso vedo. Comunque, penso mi farò. Sì, probabilmente mi farò una Thornmail per fare danno quando mi attacca Lucian. Così proprio li massacro, non mi possono fare nemmeno in 5, so, a parte cosa qua, sono tutti a dire. Perché da Brand mi fa danni, ma se mandano Brand da solo non ce la fa a uccidermi. Dovrebbero mandare Brand insieme a altre tre persone per buttarmi giù, anzi per non morire loro. Boom. Guarda, mi ignora sto bastardo. Cristo santo, quanto lo odio. Quanto lo odio, Nunu. Tanto ad ora prendo ste. Lui arriva qua e mi ferma il push. 7 eco, vado in team fight. Tanto non posso pushare, è inutile, rimango qui. Poi mi devo tebare. Io prendo l'inhibitor. Vabbè, ulti sprecata. Intanto noi ci contiamo a prendere obiettivi su obiettivi. Niente, non mi volete dare una mano, eh? Oh, facciamo già sta Dormel, mi sono stufato. Devo fare tutto da solo, ragazzi. Cioè, è incredibile come.
Non riesco, boh, non lo so. Come facciano a morire? Come fa a morire una cassa che sta così avanti? E da cosa? Come fa a morire? Una cassa che c'ha un item che dice non muori, un altro item che dice muori molto più difficilmente, un altro item che dice slowi tutti. Cioè, come fa a morire? Il problema de notte è che è un tank. E non fa danni, cioè fondamentalmente è un tank enorme, probabilmente è il tank più del gioco insieme a Maokai, però fa anche, forse tanka di più di Maokai, però fa meno danni di Maokai. E quindi con questo abbiamo gli inhibitor. Inhibitor mid devono stare più attenti questi. Mi tengo ancora il TP, tanto qua non riescono a pushare abbastanza fast. Comunque, vediamo sto range là, qui vediamo. Boh, qui, ecco. Easy. Alleluia. Bar. Questo è un good fight. Toh, free bar. Perché erano in svantaggio. A parte erano in tre loro al massimo, proprio perché cosa era bot, quindi. Perché ha cesato? Io lo lascio morire. Potrei tippare per salvarlo, ma non mi interessa. Non se lo merita essere salvato. Così impara a fare cazzate. Ah, rimango solo io a farmelo. Oh, cioè, porco d'inci. Mi fa incazzare queste cose. Mi fanno incazzare. Perché, cioè. No, Poppy, sorry cosa. Sei stato mezz'ora a fightare. Niente, era un free baron, ma non possiamo prenderlo perché. Cioè abbiamo Zac che preferisce non prenderlo, fine. Perché è questo. Adesso che non c'hanno uno, c'hanno solo Shago. Io mi fido che lo smite questo qua. Ok, Shago è bot, quindi c'è sta solo lui, ok. Tanco io, don't worry. Tanco io. Mamma mia, quanto siamo lenti a farlo. Meno male ce l'abbiamo fatto. Meno male che ce l'abbiamo fatto. Vai, 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 ci siamo. Onesto, buono così. Vado back. Gotti TP. E faccio pure il banner of commanded. E come mi gira? Toh. Utile questo flash, mi è piaciuto. Questa è non Kaida. È full tank sto tizio.
Impressive, boys. Vai, prendete questo Nexus. Niente. Prendiamo un po' di scudo intanto che mi mena lui se fa i danni da solo. Via. Se... Allora, c'ho lo scudo tra un po'. Tra ora. Ok, ce la faremo. Eccolo! È lui! Boom! Mamma mia, ragazzi. Lo Zezerot. Ci chiediamo il banner, dai. 60 ar, anzi no, non mi piace. Vorrei un po' più. Ma. Cioè, allora, tra gli item campiano i shield. Perché voglio gli shield ampliati. Shield power, questi valgono pure su te stesso, penso. O sbaglio? 10% di ring shield power. No, this does not include. Ah no, aspetta, quello è l'ultimo però. Quest'altri. Cioè, secondo me funziona anche sua idea. Perché sta scritto solo qui. Io penso che questo qua sia per gli unique passive. Perché è scritto solo su questo, solo su quella che dà attack speed e cose. Invece su questi altri penso che funzioni. Io faccio questo qui. Se mi dà 20% shield in dial power, più magic resist eccetera e cooldown, me lo prendo. Redemption però mi dà HP. Mi dà però solo il 10% shield power. Ci abbiamo Redemption in team, sì. Non lo so. Anche se è il calice. Io mi faccio il calice. Ma sì, ma facciamo famosa arcalice. E non so come fanno ancora a perdere teamfight. Cioè, hanno una troll comp loro e continuano tutti a perdere teamfight. Ma, cioè, se non ci sto io, hanno fino adesso sempre perso i teamfight. Secondo me è normale come cosa. Perché magari so io che sto strano, eh. Però, cioè, sta durando 34 minuti un game in cui loro non hanno il mid laner. Prendi sti inhibitor, please. God save the Zazzerot, please. No. Guarda come cerco di tirarlo via dal mio Zazzerot. Can we end, please? Oh, comunque, vediamo un po' sto scudo quanto mi dà. Oh, mi dà 600. Se io faccio così. Non ho modo di sapere quanto scudo mi ha dato. Questo non c'ha la zona, ok. Gruppiamo in 5. Va bene. Ho lo scudo della Matrioska. Cioè, sono tipo immortale per un po' di tempo. Ok, va bene, è così, dai. Prendiamoci sto coso. Ci siamo, ragazzi. Vai, kaidami, bastardo, kaidami. Che c'è che non va? Io li zono, loro intanto chiudono. Vabbè, quello è andato al di là del muro.
Non ci abbiamo i minion per pushare qui, quindi pushiamo. Porco Dinch, mannaggia. Boom. Vai così. Vai così. We got this. We got this. Please. End this game. Ok, amore spawn ai inimidor. Io metto Zerotto qui. Che succede? Ma intanto il Nexus va giù praticamente. Oh, ce la faremo a chiudere sto game, raga. Ma è un porto veramente, ma tipo, cioè il team è che allora stanno tutti con scorbone, ok? Ma non sanno giocare proprio, perché dovevano stravincere tutti i teamfight. Come fai a morire? Questo già 180 minion, per farvi capire. Questo 190 farmati da sti tizi qui. Cioè, sto game doveva essere chiuso da ere proprio. Con questa cosa non mi piace. Facciamoci il redemption, dai. Oppure il locket. Ah no, da solo scudo non dà vita. Proviamo il redemption. Ma sì, dai. Oppure ci facciamo una bella cosa che non c'entra assolutamente nulla. Una bella warmong. Ma sì, dai. Giusto per scudarci un po' di più. Pure posso morire così. Perché sono un coglione. Anche questa è un'idea. Porco Dinci, ma. Allora, Cristo santo, ma quanti danni mi hanno tirato giù? Ma chi mi ha ammazzato? Non riesco a capire. Io ci avevo. Tipo. Qua no, dovevo annullare il TP perché appena ho visto che erano in 5, tipo. Volevo push out tutte le mie forze. Perché voglio chiudere lo stream, ragazzi. Perché non gliela faccio più, ragazzi. Un game doveva finire. Non si sa quanto tempo fa, tipo. E tipo. Mi hanno tirato giù. Allora, questo l'ho fatto da Dottacchio 350. 390 di coltello. Backstab, qui ci sono in totale. Tra i danni più alti fatti. Un 1300 danni. Cioè, ho 4000 HP. Più lo scudo, questo qua. Più lo scudo, quell'altro. Che sono altri tipo 2000 di scudo, una cosa del genere. Gruppiamo. Se la perdiamo questa, ragazzi, over medo, tipo. Vai, altri HP. Tanto per cambiare. Tipo, con la W mi scudo de 800. Cos'è? Cos'è sta roba? Allora, pushiamo la botte. Anche l'inhibitor top possiamo prendere. Oppure questo, vabbè, è uguale. Andiamo top. Io passo di qua perché sono un tancone, ok? Penso, la persona che faccia più danno è Brand. E il bello è che me lo fa non con le skill, bensì con la passiva. Tutto con la passiva, penso. Comunque mi fanno un sacco di danni. Eppure questo è D. E mi fa un sacco di danni a più. Vai, non serve il vado back perché ho la cosa. Ho la Warmung che mi cura da punto 8. E quindi torno full HP. Cristo santo. Guardate la vita come scende.
attacca. La passiva di Brand, ma... Guardate, continuiamo a perdere fight. Guarda questo, sta cercando. Devo attaccare. C'aveva questo con mezzo HP, vicino, accanto, e non l'ha attaccato. Raga, capite qual è il mio dilemma? Guardate, io voglio surrendarla perché... Cioè, ma avete visto? Ma non sanno proprio giocare. Non sanno giocare. Zero. Guardate qua, mi massacrano. Lo Zerot me lo tengo. Che me posso fare? Dite, mica lo so. Un Glory? Che me faccio? Mi vendo le scarpe? Tanto, dici. Non c'ho abbastanza soldi per comprarmi un'altra roba, purtroppo. Cioè, vedete che non so, Cassio non so come muoia tutti i teamfight. C'è l'eco, cioè non c'è il Ravan, si è fatta all'eco. Non ha il Morello. Vabbè, il Morello alla fine è una cosa che uno può scegliere di fare e non fare, eh. Però. Non lo so. Non lo so, è uno di quei game che dici proprio non lo so. Please kill this guy, per favore. Non c'ha la voice staff. Lei non c'ha la voice staff. Cioè, sono loro che devono fare danni, non io. Bello. Eccolo. Oh, alleluia, abbiamo finito sto game, ragazzi. Ma ogni volta che gioco Champion senza danni, perché magari i danni li fa, ok? Non è, invece Nautilus è proprio full tank cattivo. Cioè il team è che non si sa come ragionano, non si sa. Tipo, guardate, Cassio qua era bloccato dentro alla sua... Lucian era bloccato dentro alla sua W. Cassio mica stava usando la E per fargli danno. No, lei si allontanava, lei scappava via. Sta a metà HP, ok? Sta bloccato lì dentro, non si può muovere, non può lasciare. E lei va via. Lei si allontana. Raga, ma robe fuori e testa. Cioè, sto game lo dovevamo chiudere in 25 minuti, 30 minuti. Quasi, io sono sicuro. Top promotion. Vabbè, no, nemmeno lo sapevo. Cioè, vedete, io sono un full tank. Io con un full tank, ma proprio full tank. Ho fatto più danni di questi qua, di questi animali qua. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Ho fatto più danni di Jhin e Cassiopeia? Cioè, no, non è normale. Ma avete visto che proprio... Non è che... Non si sono... Erano fiddati, non sapevano... Non sapevano fare danno, non sapevano fare danno. Ma vi rendete conto? È indecente come cosa. Indecente, ragazzi. No, è proprio un full tank. Unico item da danno che ho... Sono Sunfire e Thormail. E secondo voi è normale che Nautilus faccia più da 10k in più di Cassiopeia e 5 e no, e 2 in più di Jhin? Cioè, queste cose a me mi fanno. Io c'ho c'ho il malessere proprio. Mi sento come se stessi per vomitare qui dentro. Proprio mi sento che deve venire su qualcosa quando succedono questi game che durano 40 minuti. Che. Vabbè, raga. Come al solito, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi. C'è Twitch e Facebook, c'è un sacco di roba in descrizione. Pure oggi vado live, facciamo, de sì, alle 5. Forse anche prima oggi. E bello a tutti a The Game, ma raga, veramente. Cioè, scrivetemi nei commenti The Game, te pago lo psicologo. Proprio The Game, te pago lo psicologo, nei commenti, se avete visto fino a sto punto. E bello a tutti a The Game.